Prendo atto che non vi sono obiezioni e ne dispongo quindi l'attivazione. Saluto il dottor Italo Vailati, direttore dell'associazione Giplex, e la dottoressa Alessia Piccinini, FB Associati, la dottoressa Maria Adele Prosperoni, capo servizio ambiente ed energia di Cof Cooperative, e il dottor Giorgio Nanni, ufficio ambiente, energia e innovazione di Lega Coop, ringraziandoli per la disponibilità ad intervenire in questo ciclo di audizioni. Cedo ora la parola ai nostri ospiti, pregandoli di contenere il loro intervento entro i 20 minuti complessivi, anche al fine di consentire ai colleghi deputati che lo desiderano di prendere parte al dibattito. Beh, sì, direi 20 minuti, che 20 minuti a testa, diciamo. Ecco, come... Bene, farei iniziare Giflex, va bene? Prego, allora, a voi la parola. Bene, prima di tutto grazie per l'occasione e l'opportunità di poter esprimere il nostro parere su questo provvedimento. Brevemente, chi è Giflex? Giflex è già stato detto, è un gruppo di specializzazione di assografici, che è l'Associazione Nazionale delle Industrie Grafiche e Cartotecniche. Giflex è un gruppo di specializzazione che si connota per avere al suo interno tutti i produttori di imballaggio flessibile. Imballaggio flessibile, che vuol dire quel tipico film sottile, normalmente stampato, fatto in uno strato ma anche in diverse occasioni accoppiato sia di film plastico che con carta che con alluminio, e che tipicamente rappresenta l'imballo per l'industria alimentare. È quello che si trova in tutti i supermercati e che bene o male chiunque va a fare la spesa tocca inevitabilmente. È un comparto non grande, stimiamo una produzione annuale di circa 400.000 tonnellate, di cui il 55% va in esportazione, in valore vale circa 3 miliardi e mezzo. Con le aziende che sono iscritte a Giflex, che sono 40, rappresentiamo circa l'80% della produzione italiana, insieme alle aziende che producono imballaggio flessibile in Italia e che sono per la maggior parte aziende private. Questa è un'altra caratteristica importante del nostro settore, tranne due o tre multinazionali che hanno acquisito sede produttiva in Italia, per il resto parliamo di aziende private e che molto spesso sono anche aziende che sono andate all'estero e hanno aperto stabilimenti anche all'estero per servire mercati locali. Generalmente l'esportazione è sul mercato europeo, ma ci sono anche quote di esportazione verso l'Africa e anche verso gli Stati Uniti. Segnalo come ultimo numero, che riteniamo sempre molto importante, che è un comparto che negli ultimi 10 anni ha aumentato il numero di addetti del 16%. Oggi contiamo circa 10.000 addetti, però questo è un numero che ci piace sottolineare, perché è un settore che ha continuato a crescere anche in anni di difficoltà e ha potuto creare opportunità di lavoro. Venendo direttamente a quello che è il tema, quindi a questa proposta di regolamento per l'imballaggio e i rifiuti da imballaggio, dobbiamo dire da subito che noi ne condividiamo lo scopo. Siamo d'accordo, perché comunque, al di là del fatto che si producono imballaggi, siamo tutti però cittadini, si condivide lo scopo di ridurre gli imballaggi, si condivide lo scopo che la riciclabilità è uno dei principi fondamentali. Siamo un po' più perplessi sul metodo che è stato proposto per raggiungere questi obiettivi. Di fatto noi, come produttori di imballaggio flessibile, ci autodefiniamo dei designer. Perché? Perché in realtà non è qualcosa che noi inventiamo a caso, ma è un qualcosa che viene fatto su misura, su un requisito richiesto direttamente dal cliente. L'imballo per le patatine, piuttosto che quello per le merendine, piuttosto che i prodotti di quarta gamma e così, sono tutti imballi studiati specificamente su richiesta del cliente, che ci chiede prestazioni. Ecco perché
Al momento noi usiamo un materiale o molto spesso anche una combinazione di materiali, perché dobbiamo dare proprietà di sicurezza per il consumatore, di igiene, di durabilità del prodotto, la famosa shelf life. E quindi in base alle richieste combiniamo i materiali. Ci può essere carta, ci può essere alluminio, dove la barriera ai gas per conservare il prodotto deve essere molto spinta, spesso si usa l'alluminio, pensate all'imballo per caffè sottovuoto, che tra l'altro devo dire è un'invenzione italiana, come molte delle invenzioni che oggi circolano in giro per il mondo sono italiane. L'Italia in effetti nell'imballaggio flessibile è leader con i principali paesi nel mondo, non solo in termini di produzione di imballaggi, ma anche in quelli che sono i termini della tecnologia che ne consegue per produrli. Tant'è vero che noi abbiamo anche un gruppo di aziende che chiamiamo simpatizzanti, sono 56 aziende che sono associate al G-Flex e sono tutti rappresentanti della filiera, dai fornitori materie prime ai fornitori di attrezzature, servizi, materie prime che sono i film, ma anche gli inchiostri e gli adesivi. Escludiamo dall'imballaggio flessibile, nella nostra definizione, quelle pellicole trasparenti come trovate alle volte nei supermercati che magari avvolgono frutta e verdura, così come tutto l'imballaggio industriale, cioè il film termoretraibile o il film estensibile. Quello non è per noi imballaggio flessibile. Tornando a quello che è il nostro imballo, come dicevo, noi siamo dei designer, sappiamo di avere dei limiti, lo diciamo da sempre, lo studiamo da molti anni, c'è il limite che nella combinazione dei materiali si va a perdere qualcosa nella possibilità di riciclare questo imballo, quindi stiamo lavorando il più possibile per arrivare a strutture che siano riciclabili al 100% e che quindi possibilmente siano fatti di monomateriale, però ci preme sottolineare che oggi come oggi, secondo studi fatti da diversi istituti europei, se voi entrate in un supermercato ed escludiamo le bevande, il 50% degli imballi che si trovano in un supermercato sono in ballo flessibile, quindi un pezzo su due. Nello stesso tempo il totale del peso di tutti questi imballaggi non è più del 17%, quindi questo cosa vuol dire? Che di fatto noi ci troviamo con l'imballo più leggero in assoluto, è quello che nel rapporto tra quantità imballata e peso dell'imballaggio ha il rapporto migliore, nettamente superiore agli altri materiali. Quindi di fatto questo diventa un pregio nel momento in cui vogliamo parlare di riduzione degli imballaggi, perché di fatto corrisponde anche al fatto che abbiamo una grossa riduzione dell'uso di materie prime. Tra l'altro c'è uno studio europeo condotto da uno studio dall'istituto tedesco IFEU, dove è stato fatto un esercizio, perché non è una realtà che decisamente potrà avvenire in futuro, ma è quello di ipotizzare di sostituire tutti gli altri imballaggi con imballaggi flessibili, pur mantenendo il target di riciclo oggigiorno della plastica, che comunque non è il più alto di quelli tra i materiali da imballaggio. Bene, ci troveremmo con dei numeri abbastanza impressionanti, perché vorrebbe dire che usiamo il 70% in meno di materie prime in totale. Riduciamo la quantità di rifiuti da imballaggio di 21 milioni di tonnellate, questo ipotizzandolo a livello europeo ovviamente, e ridurremmo le emissioni di gas a serra del 33%. Chiaro che questo è un esercizio, tanto però per dare un'idea di quali sono le potenzialità dell'imballaggio flessibile. Sappiamo, come ho già detto prima, che c'è una difficoltà nel riciclo, però sottolineiamo anche che già dal 2018-2019 esiste un consorzio europeo che si chiama Seflex, che è stato creato su base volontaria e che oggi contiene tutti gli autori della filiera ed è nato specificamente per studiare l'ecodesign, quindi dare le indicazioni su come progettare un imballaggio perché sia il più amico dell'ambiente, il più riciclabile, e per studiare le soluzioni per il riciclo finale del prodotto. Questo per darvi un'idea in generale.
Venendo poi a quello che è appunto la proposta di regolamento, invece dobbiamo sottolineare quelli che per noi diventano dei punti critici e sui quali ci permettiamo di fare qualche osservazione. Il primo in assoluto è il fatto che non troviamo giusto che una legge stabilisca a priori chi sono i buoni e i cattivi. Stabilisca già quali sono i prodotti da eliminare, stabilisca già quali sono le soluzioni. Riteniamo che in ambito legislativo la legge deve dare i target. Vogliamo ridurre gli imballaggi, vogliamo che siano riciclabili, benissimo, poi sarà l'industria a dover pensare come raggiungere questi target. La vecchia direttiva, con la 94-62, dove si spingeva molto sul riciclo, l'Italia ne è stata un esempio. In quel caso lì si davano dei target, ecco che l'Italia è oggi in Europa quella che ricicla più di tutti. È un'eccellenza. Pensate che i target raggiunti nel 2020 sono già quelli del 2025 e stiamo già avvicinando i target che sono previsti per il 2030. Su tutti i materiali, attenzione, non su un unico materiale specifico. Poi ovviamente arriviamo all'eccellenza di certi materiali come la carta, che oggi siamo a tassi di riciclo vicini al 90%. Però questo dà un'idea di come, di fronte a una legge che dava dei target, si poteva reagire e trovare le soluzioni. Qua invece le soluzioni ce le danno e questo secondo noi non è sempre supportato, questo percorso e queste scelte non sono supportate poi da evidenze scientifiche. Vi sottolineo che per esempio in tutto il documento, in tutta la proposta, non è mai nominato una volta per esempio lo studio di LCA, la Life Cycle Assessment, che è lo strumento tipico per andare a valutare l'impatto ambientale di un prodotto, in questo caso di un imballaggio. Non è mai nominato. Si parla di riciclabilità e si danno dei target. Benissimo, intanto dobbiamo definire cosa si intende per riciclabilità, perché una definizione chiara, precisa di cosa si intende non c'è. Abbiamo visto nell'allegato che hanno deciso che verranno classificati gli imballaggi in 5 categorie in base a una percentuale di riciclabilità, però non sappiamo come sarà questo strumento per misurarla, questa riciclabilità. E addirittura nel 2030 la quinta categoria, la classe E, deve andare già fuori produzione, non sarà più ammessa. Però se non ci dite come si misura, e questo è già un primo problema. In più, per i target del 2040 sulla riduzione degli imballaggi e sulla riduzione degli imballaggi, è necessario che si spinga la raccolta, perché se non c'è la raccolta, non si può fare il riciclo, non si può raggiungere i target richiesti. Quindi anche questo è importante. Settore materie plastiche, chiaramente sappiamo che un problema su cui investire è la selezione, perché la plastica, a differenza degli altri materiali, in realtà non è un singolo prodotto, ma un insieme di materie plastiche, un insieme di polimeri. Quindi la riciclabilità è più complicata perché bisogna separare i flussi. Bisogna separare i materiali perché siano omogenei e in questo ci vuole un grosso investimento sugli impianti di selezione. Tra l'altro poi, quando arriviamo comunque a selezionarli, a riciclarli, un altro problema che nasce è quello di trovare i mercati di sbocco. Come dicevo prima, l'imballaggio flessibile per l'80% entra nel settore alimentare. Nel settore alimentare, per legge in Italia, ma anche in Europa, non è ammesso usare plastica riciclata. Quindi dove nasce il problema? Nasce dal fatto che raccogliamo una quantità di imballaggio flessibile che potrebbe essere riciclato, ma oggi non è riciclato anche perché non ci sono i mercati di sbocco. Bisogna anche investire e lavorare per trovare dei mercati di sbocco che non possono essere al momento quelli di rimetterli in circolo nell'industria alimentare. Crediamo però che una delle strade importanti, che non è mai nominata nel documento, ma che può essere una soluzione importante per le materie plastiche, è il riciclo chimico. Quindi la possibilità di depolimerizzare, ritornare alle materie prime, ed ecco che a questo punto, tornando alle materie prime, possiamo produrre di nuovo del polimero che può rientrare in circolo anche nel percorso dell'imballaggio alimentare. Quindi questo è importante.
ed è importante anche per i target dove vogliono che ci sia una quota di riciclato, per esempio negli imballaggi per alimenti. Si parla, nella definizione lì si parla di imballaggi sensibili al contatto, sostanzialmente sono gli imballi alimentari. Bene, il problema qual è? Quello di poter usare materie plastiche riciclate. Oggi la legge non lo permette, quindi c'è una necessità che ci sia anche una revisione, tenendo conto però che noi abbiamo dei target fondamentali nel produrre imballi per alimenti, che sono la sicurezza del consumatore, la conservazione del prodotto e i requisiti di igiene. Quindi è molto importante che venga tenuto in considerazione. Ipotizziamo pure che si arrivi a una plastica riciclata, anche meccanicamente, da poter usare nell'imballaggio alimentare. C'è un tema di reperibilità. Oggi sul mercato i volumi non ci sono, quindi bisogna investire per poter riciclare, poter arrivare ai volumi necessari poi per introdurli. E da ultimo ci permettiamo di dire che l'idea di andare a misurare la quota di riciclato sul singolo imballo è un'utopia. Immaginate un imballo tipo quello delle patatine fritte o la merendina. Stiamo parlando di un imballo che pesa un grammo, due grammi, tre grammi. Come facciamo ad andare a misurare se lì dentro c'è il 10% di plastica riciclata? Quello che proponiamo in questo caso è di dire: date all'azienda il target con un bilancio materiale nell'arco di un anno, dimostra che nell'immesso, nel tuo immesso al consumo, almeno il 10% è di imballaggio, cioè di plastica riciclata. Torniamo al tema che accennavo anche prima: abbiamo molte perplessità sul discorso delle restrizioni d'uso. Perché? Perché a priori è stato deciso, c'è un articolo intero che dice i prodotti monouso per il canale della Horeca o comunque per il delivery devono sparire. Si sta parlando di bustine tipo quella dello zucchero, di bustine quella di salsa e ketchup, tutti questi prodotti che, cioè, come battuta, permettetemi, viene da pensare che questa parte dell'articolo è stata scritta prima del Covid, perché il Covid ha dimostrato quant'era importante la possibilità di avere le monodosi, di avere il prodotto imballato. E qua si viene a dire no, deve sparire tutto, si torna indietro, ci devono essere i dispenser, oppure in un bar ci deve essere una zuccheriera aperta dove chiunque può mettere dentro il proprio cucchiaino per prendere zucchero. Qualche dubbio sull'igiene ce l'abbiamo. Stesso discorso vale in molti casi per il riuso, studiato come soluzione, che può andar bene per alcune applicazioni, non lo mettiamo in dubbio. L'esempio delle bibite può andar bene, dell'acqua e quant'altro. Diventa già più difficile in altre applicazioni. Oppure anche quello della ricarica. La ricarica va bene, dove è possibile. Ma pensate ad alcune applicazioni come possono essere tra quelle che sono state inserite come necessità di ricarica. Ci sono anche i succhi di frutta. Le passate di pomodoro, quelli sono prodotti che hanno bisogno di imballi sterili. Come si può pensare che un produttore produca l'imballo dove va dentro un prodotto sterile, il consumatore se lo porta a casa e torna indietro col suo imballo per farlo riempire di nuovo? I requisiti di igiene non ci sembrano l'ideale. La garanzia che l'imballo sia di nuovo sterile non è così certa. Così come in qualche caso il riuso. Pensate al delivery, quindi alla consegna a casa. Potrebbe arrivarvi a casa, ordinate del cibo, che arriva in contenitori che il giorno prima sono andati da qualcun altro. Non sappiamo, abbiamo la certezza come siano stati puliti, sterilizzati e quant'altro. Qualche dubbio anche lì l'abbiamo. Diciamo, per favore, studiamo le applicazioni, ma studiamole su base scientifica, dimostriamo che il riuso è sicuramente meno impattante, dove lo è, ma ci sono tanti altri casi e ci sono tanti studi che hanno dimostrato dove il monouso tante volte è la soluzione migliore, non necessariamente di imballaggio flessibile, parlo in generale in questo caso. C'è un tema, se vogliamo, e arrivo alla fine, anche però del meccanismo degli atti delegati. In molti articoli si dice faremo degli atti delegati.
Anche qui la perplessità che ci nasce è sulla possibilità che si possa legiferare con degli atti delegati in cui i player del settore non vengono interpellati, non è necessario che vengano interpellati, quindi arrivo alla fine. Quindi c'è anche questo discorso che ci lascia un attimo così sorpresi, per non parlare del discorso della responsabilità che viene scaricata interamente sul produttore dell'imballaggio, che si deve essere caricato anche di un costo per l'eventuale pulizia che nasce dalla maleducazione del consumatore. Da nessuna parte si parla di educare il consumatore, e che è una cosa importante, perché se sulle spiagge o in mare troviamo la plastica che galleggia, come diceva il presidente di Corepla, la plastica non ha le gambe, non arriva da sola lì, ce l'ha lasciata qualcuno. E quindi anche questo, però il responsabile è il produttore dell'imballaggio, che deve pagare per quei costi di pulizia. Ultima cosa, i tempi. Tempi che ci lasciano un po' perplessi, perché gli atti delegati cominceranno a essere scritti dopo l'approvazione della legge. Secondo alcuni, io ho assistito a un convegno a Bruxelles dove una persona della Direzione Generale Ambiente ha detto che cominceranno a uscire nel 2027-2028, ma noi abbiamo i target al 2030 e da quest'anno al 2028 cosa facciamo? Dove investiamo? Dove possiamo pensare di orientare la ricerca per trovare le soluzioni per rispondere ai requisiti? Ecco, questo in grande sintesi. E da ultimo, è una cosa magari meno importante ma da sottolineare, per noi è importante che ci sia una neutralità di materiali. Questa non è una legge fatta per privilegiare un materiale rispetto all'altro. In qualche caso vediamo che c'è un capitolo in cui si dice per questi tipi di imballaggi esiste un'unica soluzione. Non condividiamo questo percorso, crediamo che debba essere lasciato all'industria, alla ricerca e agli investimenti la possibilità di trovare le soluzioni per tutte le applicazioni, indipendentemente dal materiale con cui sono fatti. Perché di fatto, faccio un esempio, eliminando la bottiglia di plastica, se si volesse eliminare la bottiglia di plastica, dobbiamo pensare che devono essere usati altri materiali e magari può essere la bottiglia di vetro. Però la bottiglia di vetro pesa di più e quindi poi c'è un target, quindi ci sono dei compromessi che devono essere valutati di volta in volta e che portino però a dare la possibilità alle aziende di trovare le soluzioni migliori. Altro penso di non aver necessità di aggiungere. Grazie dottor Vailanti, condivido molti punti. Dottoressa Maria Adele Prosperoni, per Confcooperative. Grazie dottoressa. Prego. Grazie, faremo un intervento congiunto con il collega di Lega Coop per conto di Alleanza delle Cooperative. Perfetto, ne avete facoltà. Alleanza delle Cooperative, due parole su chi siamo, rappresenta 12 milioni di soci, il 90% della cooperazione italiana, circa 150 miliardi di fatturato, e le cooperative operano in tutti i settori che voi potete immaginare, quindi noi abbiamo cooperative importanti nel settore agroalimentare, della sanità, sociali, lavori e servizi, edilizia, consumo e utenza, distribuzione, e quindi questa proposta di regolamento impatta il sistema delle cooperative sotto diversi profili. Allora, innanzitutto ringraziamo ovviamente per l'audizione e la prima cosa che ci sentiamo di chiedere a questo tavolo è un impegno dello Stato e del Governo in un'interlocuzione forte con la Commissione europea, perché i punti di criticità sono diversi e quindi riteniamo che lo Stato italiano, che ha delle peculiarità e delle specificità rispetto ad altri Stati dell'Unione Europea, in particolare perché ha raggiunto livelli di eccellenza, come ricordava il collega, in termini soprattutto di riciclo, rischierebbe di essere paradossalmente penalizzato con un sistema che mira a colmare ritardi di altri Stati che non hanno raggiunto gli stessi standard. Quindi riteniamo che lo Stato italiano si debba posizionare in maniera forte, in particolare evidenziando l'impatto di questo regolamento su alcuni settori centrali, quali per esempio il settore agroalimentare, poi entrerò
non proprio nel dettaglio, ma insomma un po' più nella specificità degli argomenti. E, riteniamo che questa sia l'occasione anche di, alcuni chiarimenti interpretativi che già avevamo sollevato sotto, quando abbiamo recepito la direttiva SUP, la direttiva sulle plastiche monouso, perché ci sono ancora dei punti aperti e in questa occasione abbiamo anche un articolo del regolamento che richiama il coordinamento con la direttiva SUP, che è l'articolo 61. Crediamo che sia importante tornare con forza su certi argomenti, per esempio il tema delle plastiche compostabili che vanno distinte dalle plastiche vergini, il tema dei prodotti parzialmente in plastica, il tema dell'etichettatura dei prodotti in plastica compostabile che hanno la stessa etichettatura della plastica ordinaria, con una forte confusione del consumatore nel momento della gestione finale. E poi ci sono tutta una serie di temi più specifici su cui è necessario intervenire, riferiti proprio a questo regolamento, tra cui la necessità di fare una differenziazione tra tipologie di imballaggi. Gli imballaggi del settore alimentare hanno caratteristiche, devono avere caratteristiche, rispondere a caratteristiche diverse da quelli per esempio per il trasporto. Detto questo, alcune cose generali. Allora, la forma adottata per questo provvedimento. La Commissione ha scelto una proposta di regolamento comunitario che sotto alcuni profili potrebbe essere di garanzia, ad esempio nel settore alimentare ci sarebbe questa esigenza di uniformare alcune disposizioni. Però l'esperienza ci ha insegnato che già molti stati, per esempio, si muovono in maniera completamente autonoma. Abbiamo avuto la Francia, la Spagna che già hanno adottato, per esempio, il bollino compostabile, creando delle grosse criticità per le nostre aziende nel momento poi degli scambi di mercato. E quindi sembra preferibile anche per una maggiore flessibilità adottare lo strumento della direttiva, perché nel fissare i target lascia agli Stati membri la possibilità di valorizzare appunto le filiere interne. Noi, come dicevo, abbiamo una filiera eccellente sotto il profilo del riciclo, quindi fissare dei target lasciando poi allo Stato la possibilità di valutare. Ovviamente noi rimettiamo allo Stato, al Governo e al Parlamento, la valutazione di opportunità, se in questa fase così avanzata è opportuno entrare nel merito della forma giuridica oppure no, e magari sia preferibile concentrarsi su elementi di dettaglio. Per quanto ci riguarda, se fosse possibile, ovviamente lo strumento della direttiva ci dà dei margini di flessibilità sicuramente maggiori. Con riferimento alla tecnica normativa ci preoccupa molto il tema della delega, quindi degli atti delegati, di questo rinvio ad atti delegati, perché come è stato evidenziato proprio nella relazione di accompagnamento che ha aperto queste audizioni, la delega alla Commissione è una delega che dura 10 anni a tempo indeterminato ed è prorogabile, quindi noi rischiamo di restare veramente appesi per anni in mancanza di provvedimenti che sono determinanti per comprendere sia le disposizioni tecniche di riferimento ma anche le valutazioni di impatto economico e operativo di certe misure. E quindi questo rinvio agli atti delegati su temi centrali lo riteniamo veramente molto rischioso. Farò un focus adesso su alcune previsioni specifiche che riguardano in particolare il settore agroalimentare, della ristorazione e il settore vitivinicolo. Allora, una delle norme che ci preoccupa, la premessa di alcune misure adottate dalla Commissione è che si debbano togliere gli imballaggi inutili. Il problema è che vanno a classificare imballaggi inutili degli imballaggi che hanno una funzione centrale in termini di sicurezza alimentare, conservazione dei prodotti, conservazione della qualità e dell'integrità, quindi della durabilità dei prodotti, che riguarda in particolare i prodotti alimentari. E, per esempio, il divieto dell'articolo 22 in combinato con l'allegato 5 di avere dei prodotti, degli imballi monouso sotto il chilo e mezzo, ovviamente apre tutto un tema legato alla impossibilità poi per il settore agricolo di garantire anche in fase di trasporto appunto la protezione degli alimenti sanitaria, rivelato, ma anche in termini proprio di qualità e integrità del prodotto. Quindi questo alimenterebbe anche un tema legato allo spreco alimentare, perché ovviamente avremmo molto più deterioramento dei prodotti. Quindi su questo si chiede ovviamente una posizione forte dell'Italia nel sollevare la richiesta di eliminare questo divieto di imballaggi. Stessa questione riguarda gli imballaggi monouso sia nel settore della ristorazione ma anche nel settore
turistico alberghiero, cioè, se non abbiamo dei tappi antirabocco mi preoccupa un po' andare in un albergo all'estero con diciamo, un contenitore apribile e rabboccabile insomma, anche da ospiti precedenti. Quindi il tema dell'igiene e della sicurezza diciamo che non informa proprio questa proposta di regolamento. E c'è il tema quindi del riutilizzo degli imballaggi e della ricarica. Allora, qui abbiamo una forte preoccupazione del settore vitivinicolo, che è uno di quelli che rischia di essere particolarmente impattati da queste norme sulla riutilizzo e sulla ricarica, sia in termini di costi che in termini anche qui di igiene dei prodotti. E poi c'è un tema legato alla responsabilità degli operatori del settore alimentare, sia per la ristorazione che per la distribuzione, su cui entrerà anche il mio collega. Io ricordo che quando abbiamo avuto le buste compostabili dell'ortofrutta, si è posto il problema del consumatore che dall'esterno porti una busta e possa riempirla sul punto vendita. E lì già il Ministero della Salute italiano si era pronunciato dicendo che questa cosa rischiava di avere delle ricadute in termini di igiene e sicurezza e di responsabilità anche del gestore del punto vendita. Un tema di responsabilità che è stato ampiamente ripreso in un'adunanza speciale del Consiglio di Stato nel 2018, che ha proprio richiamato tutte le norme dei regolamenti comunitari sulla sicurezza alimentare, sottolineando come l'eventuale utilizzo da parte di un consumatore di un imballaggio, di una busta o di un contenitore portato dall'esterno non esima da responsabilità il gestore del punto vendita. Quindi questo è tutto un tema di responsabilità, poi abbiamo dettagliato anche nella nostra memoria i passaggi, è tutto un tema che ci preoccupa particolarmente. Un'altra questione che è stata posta all'attenzione anche del coordinamento delle associazioni agricole e cooperative agricole in Europa, che si chiama Copacogeca, è il tema del bollino compostabile. Come accennavo, già Francia e Spagna, cioè alcuni paesi hanno anticipato questo obbligo, creando notevoli problemi ai nostri imprenditori che esportano anche prodotti agricoli. Il tema è che usare un bollino compostabile senza averne caratteristiche tecniche e attaccarlo con la colla è già una contraddizione. E poi c'è un tema legato alla deperibilità di questi bollini che nella fase di transito si smaterializzano, quindi anche quella è una norma che ci preoccupa un po'. Ultimissima considerazione, e poi lascio la parola al collega per alcuni dettagli, riguarda il rapporto con la direttiva SUP di cui parlavo prima. Uno dei problemi che è stato evidenziato dal settore, in particolare del confezionamento del latte, è la nozione di tappo. Noi sappiamo che la direttiva SUP, che è la direttiva 904, impone che a luglio del 2024 dobbiamo avere tutti i tappi attaccati alle bottiglie. Ora, la linguetta, ve la dico in maniera molto semplice, la linguetta che chiude il bricco del latte, che è messa lì per ragioni di sicurezza ovviamente e qualità del prodotto, sterilità e quant'altro, sembra rientrare nella nozione di tappo, ma è impossibile prevedere un sistema che garantisca igiene e che sia economicamente e tecnicamente fattibile lasciarla attaccata al bricco. Ora, abbiamo elencato tutta una serie di considerazioni proprio tecnico-economiche, delle valutazioni di impatto economiche pazzesche che soltanto questa banalità della linguetta del latte o della linguettina che sta nel brick dei succhi di frutta potrebbe comportare in termini di impatto anche economico significativo. Quindi riteniamo che, ripeto, l'occasione ci sia anche per andare a correggere qualche elemento critico che interessa la direttiva SUP. E lascerei la parola al collega. Allora, grazie a te. Grazie. Mi associo ai ringraziamenti della collega anche per la tempistica, perché insomma avete preso subito la palla al balzo e ci avete convocato immediatamente, quindi vi ringrazio per questa opportunità. Riparto da quanto è stato detto. Ovviamente la direttiva rispetto alla gerarchia dei rifiuti è in linea con quella che sono i principali obiettivi della gerarchia dei rifiuti, quindi riuso e così via.
dal nostro punto di vista non c'è contrarietà ideologica, quindi a un sistema organizzato in questa maniera. È evidente però, come è stato detto, che appunto c'è uno sbilanciamento, almeno lato italiano, sul riuso rispetto al riciclo. È vero che le due cose non sono assolutamente in competizione, però per il modello italiano per cui si è dotata l'Italia, è evidente che abbiamo delle difficoltà in più, ovviamente, a immaginare di ristrutturare completamente il nostro sistema sul riuso. Da questo punto di vista noi riteniamo, ad esempio, che sarebbe opportuno richiedere il parere di un soggetto terzo per fare delle valutazioni di impatto più specifiche sugli effetti sul nostro paese e su determinate filiere. È vero che esistono, sono stati prodotti una serie di documenti, ma dovrebbero essere, diciamo, anche più comprensibili per tutti i settori industriali, anche perché appunto, come diceva Trilussa, c'è il rischio della media del pollo, quindi in generale avremo dei benefici, ma è possibile che in alcuni contesti questi valori non siano così positivi. Per quanto riguarda gli aspetti più tecnici, direi che gli obiettivi di riciclo devono essere necessariamente supportati e vincolati alla presenza anche del riciclo climico, che deve essere appunto normato, anche in relazione al tema di contatto con alimenti e quindi con la sicurezza del prodotto. Bisogna chiarire se le considerazioni generali, quando si dovranno produrre imballaggi, implicano il fatto che gli imballaggi dovranno essere fatti con materiale riciclato dalla stessa filiera, e per quanto riguarda il tema del monouso e del settore agricolo, quello che ha rappresentato la collega è un punto fondamentale, no? Sul tema del chilo e mezzo di imballo. Ecco, quello comporta per esempio che i paesi del sud Europa, cioè noi, avranno molta difficoltà a esportare ai paesi del nord, e tendenzialmente il nord non produce la frutta fresca come la produciamo noi, quindi c'è proprio un tema, uno, per noi di mercato, secondo, in generale, riferito alla dieta mediterranea e quindi alla qualità di benessere, no, anche dovuto agli alimenti. Quindi questo è un altro macro tema che è stato segnalato dalle nostre associazioni. C'è poi il tema del deposito cauzionale, che appunto è un problema in quanto l'Italia non è strutturata come altri paesi, quindi sarebbe da metterlo in maniera opzionale o comunque scalabile nel tempo per consentire una diciamo, capacità del nostro paese di adattarsi eventualmente a queste ulteriori richieste. Come detto, siamo in presenza di un testo molto sbilanciato sul riuso rispetto al riutilizzo. Non mi soffermo sulle cose che sono già state dette per quanto riguarda il refill dell'imballo primario, sulle quantità, su tutti i problemi igienico-sanitari che comunque sono presenti e andrebbero valutati, insomma, quindi dovrebbero essere valutate. E, tra l'altro, anche qui lo diciamo non in maniera ideologica, nel senso che non c'è una contrarietà. Abbiamo già fatto come movimento cooperativo, alcune nostre grandi imprese si sono impegnate sul tema del riutilizzo degli imballi. Pensate alle cassette verdi della frutta quando andate, quelle ribaltabili. Cioè, esistono già dei modelli, anche su questo siamo virtuosi e siamo leader da questo punto di vista. Quindi non c'è una contrarietà a priori, ma è una realtà su alcune specifiche. E quindi mi ricollego anche sul tema, per esempio, del deposito cauzionale e del riuso, che è necessario intanto che non ci sia la proprietà del materiale in capo alla distribuzione, perché non siamo pronti a gestire una situazione di questo genere, che appunto la GDO non deve essere né produttore né detentore del rifiuto, e anche, diciamo, una maggiore attenzione sul tema della standardizzazione delle bottigliette. C'è un problema nel riuso in questo senso. Immaginate una bottiglia prodotta in Sardegna che debba essere riutilizzata sul resto del continente e quindi dovrebbe fare dei giri molto, molto lunghi.
E poi va vista la tempistica, tra la coerenza tra la tempistica degli atti delegati e delle scadenze. Questo appunto, come ha detto la collega, lasciamo anche a voi la sensibilità di capire quali margini ci sono per eventualmente tornare indietro dal regolamento verso la direttiva, senza che questo poi comporti il rischio di una marginalizzazione della nostra posizione, perché appunto noi siamo in grado di andare appunto a discutere su questi temi con punti di forza e con un notevole tasso anche di riciclo e di rispetto delle direttive, che su questo tema veramente, come avete messo anche voi in luce nella documentazione. Ci riserviamo di mandarvi poi una nota, su questo vi chiediamo anche le tempistiche che abbiamo per completarla e ve la manderemo nei tempi previsti. Grazie. Grazie, posizioni chiarissime. Noi dobbiamo approvare il parere entro il 20 di aprile, quindi ovviamente una settimana prima per elaborare. Allora, passiamo la parola ai deputati. Vogliamo iniziare da là? C'è qualcuno collegato, ma non vedo mani alzate. C'è anche Giordano collegato. Relatore Candiani vuole. Grazie. Prego. Presidente. Gruppo Lega. Molto apprezzato gli interventi. Sì, abbiamo preso proprio per i capelli, nel senso che arriviamo con un provvedimento che vogliamo sfruttare al massimo nei termini del margine anche di approfondimento che ha lasciato al Parlamento per poter emettere poi un debito parere. È indubbio che questo, tutto quanto stiamo discutendo, va nel solco tracciato dalla SUPS e su quello abbiamo già sperimentato che cos'è il tipo di approccio, in questo caso a livello unionale, rispetto agli imballi. Mi verrebbe da fare qualche provocazione, però prendetela come una provocazione retorica, perché lì davanti c'è un bicchiere che è chiuso con un imballo. Adesso siamo nel 2023, se fossimo nel 2020, voi vi sentireste più tutelati dal bicchiere che avete lì davanti o da un bicchiere portato in cucina, ripulito e rimesso magari anche il 2019, ecco, fine del 2019, visto che questi poi sono temi che ci dimentichiamo, però quel passaggio di Covid ci ha fatto un po' riconsiderare, almeno a me ha fatto molto riconsiderare, tutto quanto riguarda il monouso. Prima del 19 questi temi probabilmente sarebbero stati affrontati in maniera differente. Quindi anche qui oggettivamente credo che sia necessario stabilire in maniera seria, come è stato da voi accennato, ciò che può essere definito come superfluo e ciò che è necessario. Perché qui si sta parlando di una necessità, che è anche quella poi della tutela della salute. Poi ci dimentichiamo il problema e non ricapiamo più perché mettiamo quel film di Politene sopra il bicchiere o perché prendiamo un bicchiere usa e getta e non ne prendiamo invece uno da lavare e da rimettere, però anche questo è da considerare. Questione importante secondo me da focalizzare in maniera significativa è quello anche della, come è stato ben indicato, delle prestazioni che devono garantire le confezioni, prestazioni di protezione e di durata del prodotto. Anche qua c'è tutta una tematica sull'evitare gli sprechi, però sarebbe interessante avere della documentazione che ci spieghi bene quanto un chilo di pasta messo in una confezione di un tipo o messo in una confezione di un'altra sta nello scaffale un mese o sta nello scaffale qualche settimana in meno. Ecco, questi sono anche qui, attenzione, perché poi mancando ovviamente quel termine di protezione dell'imballo si perde rispetto alla durata del prodotto sul mercato e chiaramente poi alcuni aspetti, come sono stati da voi ben identificati, in termini di tutela, garanzia e protezione del prodotto. Il regolamento o direttiva? Direttiva, senza dubbio. Dopodiché viene da chiedere anche chi si avvantaggia da questo tipo di scelte, perché se il gatto muove la coda vuol dire che un interesse ce l'ha. Cioè, se queste scelte sono state fatte vuol dire che qualche player a livello europeo
sta giocando la sua partita. Indubbiamente noi, a mio avviso, scontiamo come sempre il fatto di avere delle tipicità che non collimano con quelle di altri paesi, perché quando prima è stato fatto l'esempio dell'esportazione del prodotto agricolo, beh, chiaramente noi abbiamo delle questioni differenti rispetto ad altri paesi, diciamo, più del nord europeo. Ecco, però anche qui, se avete delle considerazioni in merito, secondo me questa è la sede giusta dove svilupparle, per capire anche qua chi sono i nostri alleati in questa faccenda e chi sono coloro rispetto ai quali dobbiamo essere un pochino più attenti. Ecco, mettiamola così. C'è indubbiamente una questione legata anche a un concetto, che è quello del riutilizzo rispetto al riciclo. Mi trovo molto, molto d'accordo con le considerazioni fatte, per le quali l'Italia si è già spinta parecchio in là, e peraltro con margini ancora di miglioramento che possono essere significativi sul riciclo, che produce un valore aggiunto. Il materiale riciclato è comunque un materiale che completa il suo percorso venendo valorizzato in altri termini. Il riutilizzo del prodotto cozza con quello che dicevamo prima. Mi viene in mente qualche anno fa, quando, Presidente, mi avvio a chiudere, ci fu sconcerto in qualche ristoratore quando furono obbligati da una direttiva europea a togliere di mezzo le oliere e le boccette dell'aceto, sostituendole con prodotti monouso, nella tutela ovviamente della salute del cliente e contro la contraffazione. Qui gli stiamo dicendo esattamente l'opposto. Esattamente l'opposto, con cose che vanno peraltro anche a cozzare con la necessità di garantire rispetto alla contraffazione, perché lì mi ricordo benissimo di aver sostenuto questa tesi, e la sosterrei ancora oggi: quando io trovo un prodotto monouso, quello è, che esce da chi l'ha prodotto; quando mi trovo un'oliera con dentro l'olio messo dietro le quinte, lì dentro ci posso trovare di tutto un po'. Ecco, quindi anche su questo ci sono delle reali contraddizioni in questa faccenda. E ultimo, e chiudo veramente, se possibile da parte vostra delle considerazioni ulteriori su chi ha vantaggio, o se queste sono scelte prese, chiamiamole così, in maniera irrazionale, non considerando il termine di salute che il Covid ci ha messo davanti al naso, e non considerando neanche l'ultimo argomento che vi ho appena elencato, che è quello proprio delle stesse direttive europee, che vanno in una direzione e poi collimano e cozzano costantemente, quindi prima si ritrovano e poi si contrastano. Grazie. Grazie Candiani. Onorevole De Monte, Azione. Grazie, intanto grazie per le vostre relazioni, che sono state veramente interessanti, puntuali e anche ben motivate. Io partirei intanto dal cappello. È indubbio che questa proposta è frutto di tutto il pacchetto dell'economia circolare, perché allora si parlava della riduzione dei rifiuti, ma ovviamente anche di un circolo, quindi di un riutilizzo. Si parlava già allora chiaramente della riduzione degli imballaggi, quindi è un po' il contesto in cui nasce. Poi giustamente, come voi rilevate, il tutto deve essere anche soppesato rispetto agli obiettivi, cioè non eccedere con gli strumenti rispetto a degli obiettivi che devono essere tenuti ben presente. Io sono risalita alla prima lettura, ammetto di aver votato quello che è diventato poi il regolamento 1020 del 2019, ma allora si parlava però di vigilanza del mercato, quindi era completamente un altro contesto rispetto a quello che oggi stiamo valutando. E poi un po' il discorso che facevate giustamente, cioè di distinguere tra l'ambito alimentare, la sicurezza alimentare, e quello che invece non lo è, perché se oggi mi è capitato di andare in un negozio di prodotti per l'infanzia, trovi il giocattolo già sostenibile, quindi senza il contenitore. No, però è chiaro che parliamo di obiettivi diversi, come detto, quindi anche quello che prima abbiate rilevato, cioè ante pandemia, era oltretutto un altro mondo, evidentemente. A proposito del rapporto tra regolamento e direttiva, allora, un po' per la mia esperienza, vi posso dire che una volta che si sceglie una strada è difficile tornare indietro, cioè se la proposta nasce come regolamento poi bisogna necessariamente ricominciare da capo. È una scelta molto stringente, perché è chiaro che il regolamento mette tutti gli stati davvero sulla stessa linea, quindi non è che si parla più di obiettivi, ma di regole che, ce le possiamo dire, riguardano stati che ancora devono differenziare bene i rifiuti e altri che invece raggiungono, come l'Italia, livelli di eccellenza un po' in tutti i settori. Quindi
A questo proposito io condivido, c'è un rilievo da fare, ho dubbi che questo si possa ritornare a un discorso di direttiva, visti i tempi. Avrei una domanda, ma mi avete già in certo senso anticipato che ancora non c'è, ma davvero dobbiamo valutare l'impatto economico. Quindi la domanda è se almeno così, in modo più, come posso dire, più a spanne, ecco, non dettagliatamente, ma se avete già comunque un dato di impatto economico sull'Italia, come potrebbe cambiare appunto per la nostra economia un'adozione di un regolamento di questo tipo, perché insomma gli stati devono anche valutare sì gli obiettivi, la sostenibilità, tutto quanto, ma anche l'impatto sulla propria economia, chiaramente un aspetto primario. Grazie. Grazie, vi sono altri interventi da parte dei deputati? Giordano, due mani alzate. Se non riesco ad alzare la mano, chiedo scusa. Prego. Allora, gruppo Fratelli. Del gruppo Fratelli. Scusa. Sì, sì, dicevo solo per i nostri auditi, annuncio sempre anche il gruppo di appartenenza. Giordano, gruppo Fratelli d'Italia. Assolutamente, grazie Presidente, e mi scuso per il piccolo pasticcio informatico nell'alzare la mano. Intanto grazie, la relazione ovviamente è molto tecnica, ma è vero pure che dovremmo avere ancora più elementi tecnici. In generale la riflessione che farei è sempre su questo eccesso di regolamentazione. Cioè noi abbiamo un sistema a Bruxelles che invece di recepire gli input e arrivare a una sintesi tende a prendere un topic e ad emanare delle regole. In un modo ancora più tecnico del vostro, nel senso che c'è probabilmente un tecnico o un consulente tecnico, con uno intendo un'organizzazione, un referente, che dà una serie di indicazioni e che poi vengono trasferiti in un regolamento che, entrando in una grande tecnicalità, tende poi a sposare una linea senza possibilità di uscita. Sicuramente per noi è importante capire veramente qual è il costo di questa operazione per l'Italia, ma non solo in termini di costo diretto, quindi di aggravio di spese nei nostri confronti, ma anche eventualmente in tema di handicap che noi dovessimo andare ad avere su mercati sui quali non siamo più competitivi. La riflessione generale sul tema della sicurezza alimentare ovviamente poi si deve distinguere da quello che è stato un indirizzo per un lungo tempo, dove gli imballaggi andavano sempre ad aumentare perché diventavano un elemento di marketing, non più solamente un elemento di protezione dell'oggetto imballato. Gli imballaggi, abbiamo visto degli imballaggi giganteschi che contenevano degli oggetti piccolissimi. Questo sicuramente è una cosa su cui bisogna fare un lavoro importante di restyling, dove credo che come sempre gli italiani saranno in testa. Bisogna battere sul tema dell'invarianza, che è lo stesso problema che noi abbiamo con la vicenda di come organizzare le nostre missioni. Ogni Stato deve avere la possibilità di avere lo spazio per scatenare le proprie industrie, la propria creatività e raggiungere un obiettivo che non deve essere l'obiettivo di rispettare una serie di regolette, ma probabilmente addirittura di portare un valore aggiunto. Ecco, su questo credo che anche le aziende, come state facendo oggi, ma forse ancora di più, debbano supportare l'azione di questo governo, che sul tema del richiedere l'invarianza e quindi la possibilità di dosare le proprie norme in funzione, insomma, dei propri talenti, delle proprie capacità, sia un fatto fondamentale. Quanto siamo in grado di fare proposte innovative, non dicendo lasciateci fare poi vedremo, ma per esempio già dando delle nostre proposte innovative, perché questi sono degli strumenti utili per il legislatore per diciamo andare su un tavolo negoziale. Grazie mille. Grazie Giordano, altri interventi? Non ci sono altri interventi da parte dei
Deputati, allora, visto che mancano una ventina di minuti alle 15, lascerei la parola per eventuali repliche o integrazioni ai nostri auditi. Prego. Grazie. Provo solo a rispondere a due cose che avete detto. Una sul tema dell'eventuale prodotto, quanto dura nel tempo. Magari la pasta è un alimento secco, non ha particolari inconvenienti, però di studi ce ne sono di diversa natura. Posso citare a memoria, perché mi viene in mente, gli studi di Ellen Williams dell'Università di Karlstad in Svezia, dove ha fatto proprio un lavoro sistematico di studio su quello che era la possibilità di allungare la vita di prodotti freschi, tanti erano prodotti dell'agricoltura, usando un imballaggio, che non deve essere un'esagerazione, non deve essere lo studio per arrivare a tenere per un anno un prodotto fresco, perché si perde una delle peculiarità. Però ci sono, ce ne sono che dimostrano come di fatto l'imballaggio ha un suo scopo. Tenete anche conto che, visto che qua c'è anche un tema di gas serra, di ambiente, quello che si perde perché si deteriora un alimento è, in termini di emissioni di gas serra, è nettamente superiore al gas serra associato alla produzione dell'imballaggio. Quindi sono cose da considerare. Come ho detto prima, non è il mondo dell'imballaggio che impone gli imballi, ma è il requisito di mercato. Un altro esempio che è stato più volte criticato, ma ha una sua logica, è quella del porzionato. La monoporzione o la confezione che ha le porzioni divise, di fatto sono nate perché rispondono a un'esigenza di quello che è un'abitudine sociale oggigiorno, per cui le famiglie si rimpiccioliscono, i tempi d'acquisto sono molto più ridotti per le famiglie e soprattutto abbiamo tanti nuclei fatti da una o due persone. La monoporzione è la soluzione. Introduce un po' più di imballaggio, ma riduce di molto lo spreco alimentare. Quindi questi sono temi che non dico che siano fondamentali per cambiare la legge, però da tenere in considerazione. Come ho detto prima, il problema è che tante di quelle decisioni che sono state messe lì dentro non sono supportate, da, secondo noi, da opportune evidenze scientifiche che lo dimostrino. Riuso, e l'ultimo punto che volevo sottolineare è che di fatto il riuso per l'Italia diventerebbe un problema per il fatto che abbasserebbe le rese di riciclo, perché noi avremmo un immesso al mercato che è fatto in parte da materiale che andrà al riciclo e in parte riutilizzabile. Quindi di fatto quello che arriva poi per essere riciclato si abbassa e quindi rischia per assurdo di abbassare la resa. In più non si capisce il fatto, allora, perché entro il 2030 tutti gli imballaggi devono essere riciclabili se poi li devo riutilizzare. Per assurdo potrei usare un imballaggio riutilizzabile che non è riciclabile. Ammettiamo che esista, ma lo riutilizzo all'infinito. Quindi che senso ha avere il riuso quando sono riciclabili? Poi se ci sono delle soluzioni, prima il collega parlava del tema delle cassette con le sponde ribaltabili, ma ben vengano se quella è la soluzione e c'è un'evidenza del suo rispetto dell'ambiente, però non può essere un discorso generalizzato. Grazie. Grazie, prego. Sì, due note brevissime. Allora, la valutazione di impatto, condividiamo l'opportunità che ci sia una valutazione di impatto. Noi abbiamo cominciato come settore delle cooperative per settori a chiedere dei dati anche economici. A livello generale abbiamo chiesto, nella consultazione che è stata fatta al Ministero dell'Ambiente poco meno di un mese fa, al Ministero di farsi carico di una valutazione impatto globale e generale di tutti i sistemi produttivi, perché una nostra valutazione sarebbe comunque settoriale, non darebbe conto di tutte le problematiche afferenti alla ricaduta di questo regolamento. Per quanto riguarda la domanda chi si avvantaggia, allora, i costi più istituzionali non li abbiamo. Abbiamo alcune informazioni note. Sappiamo la ragione per cui la Commissione ha scelto il regolamento, che ufficialmente è quella di andare a colmare il divario che c'è stato nel raggiungimento degli obiettivi della direttiva 94/62 tra gli Stati membri. Ora il tema è che quello che appunto, quindi non sappiamo chi si avvantaggia, sappiamo qual è la ragione
ufficiale, sappiamo però sicuramente che questa proposta di regolamento non è aderente alle nostre esigenze e appunto agli obiettivi che noi abbiamo già raggiunto, che sono sia obiettivi in termini di ciclo, ma anche tutto il tema che abbiamo riportato sulla qualità, la qualità, sicurezza e anche l'origine dei nostri prodotti agroalimentari. Cioè il tema che voi ricordavate dell'olio, la norma sul tappo antirabocco dell'olio è stata scritta in Italia, ma è stata scritta in Italia perché? Perché abbiamo una qualità elevatissima di oli, temiamo la deodorazione, temiamo la contraffazione e non vogliamo avere, diciamo, il rischio che i nostri prodotti agroalimentari vengano in qualche modo mortificati così nella gestione sconsiderata poi di alcune pratiche. E quindi io credo che la cosa importante sia, a prescindere dalla forma giuridica utilizzata, garantire un'uniformità sicuramente di comportamenti, valorizzare il valore aggiunto che in alcuni stati è stato comunque portato a termine. E poi c'è una previsione che vi volevo ricordare, che secondo me va assolutamente mantenuta, a prescindere dalla forma giuridica che noi utilizzeremo, che è l'articolo 4,4 del regolamento, perché sottolinea l'esigenza di garantire che nel momento in cui uno Stato voglia eventualmente restringere ulteriormente le maglie nel proprio Stato di applicazione delle previsioni adottate a livello unionale, questo non pregiudichi le importazioni, perché stiamo vivendo appunto con alcuni stati queste fughe in avanti che stanno creando problemi ai nostri prodotti ortofrutticoli. Un'ultimissima cosa, sempre sul tema del chi si avvantaggia, vi dico che sul settore, per quanto riguarda il settore agroalimentare, il COPACO-GECA, che rappresenta tutte le associazioni europee agricole e delle cooperative, in maniera unanime si è espresso in maniera preoccupata, quindi almeno sul settore agricolo diciamo che c'è una uniformità di vedute su tutti gli stati membri. Un secondo per la questione dell'impatto, appunto abbiamo chiesto al Ministero questa valutazione, anche perché forse poi bisognerà rendersi conto che questa non è solo una norma B2C, ma è una norma B2B, cioè tutti gli imballi riguarda, quindi è complicatissimo capire quale settore intacca, quindi serve per forza uno studio, non può essere partire dal piccolo a salire, ma serve uno studio complessivo. Proprio perché gli impatti sono notevoli, vanno su tutti quanti i settori e in alcuni casi, ripeto, non è solo il B2C ma il B2B, quindi è abbastanza complesso avere un quadro completo della situazione. Benissimo, io direi che possiamo concludere l'audizione, grazie ai nostri auditi, grazie ai colleghi presenti anche da remoto.